L'odierno Insomma il Tutto Sport parla di quello che è una situazione legata alla Juventus abbastanza pericolosa, perché questo è un anno particolare in cui la Juventus dovrà prendere delle decisioni importanti, visto il fatto che con ogni probabilità, Salernitana permettendo, la Juventus andrà a giocarsi la Super Champions League, considerando anche il fatto che di contro ci sarà una Juventus che dovrà tornare a competere per qualcosa di importante in Italia, ma ci sarà anche il Mondiale per club. E quindi che succede? Succede che dovrà allestire una rosa importante, ma per poter fare un bel po' di acquisti dovrà anche cedere. Occhio perché il Tutto Sport oggi parla di una sezione particolare dove c'è un agente in particolar modo che si sta cominciando a muovere in maniera pericolosa. Scopriamo tutto il dettaglio. Oggi qui su Facciamo Mini Sport, come sempre vi ricordo, è uno dei pochi canali su questa piattaforma da tenervi aggiornati in maniera totalmente gratuita. Cosa vi basta fare? Beh, semplicemente lasciare like ai contenuti perché ci aiuta nello sviluppo di nuovi servizi e iscrivervi al canale, perché alcuni di voi non sono iscritti ma guardano comunque i video, vi assicuro che non vi costa letteralmente nulla. Oltretutto qui sotto c'è la sezione dedicata ai commenti che potete assolutamente sfruttare per dire la vostra. E allora, situazione Federico Chiesa. Comincia a essere pericolosa. Siamo arrivati al punto in cui le ultime prestazioni, che sono, si sono trasformate da negative in positive, stanno cominciando a far muovere Ramadani. E sì, perché proprio la prestazione di Chiesa contro la Roma ha aperto ulteriormente degli scenari pericolosi per la Juventus. Perché questo contratto, che è in scadenza al 2025, comincia a essere sempre più pericoloso. Perché questo? Perché il buon Federico Chiesa vorrebbe un aumento di contratto, vorrebbe un rinnovo con un aumento sostanziale, quindi passare da 5, che sono quelli attuali, a 6,5/7, ed invece la Juventus vorrebbe semplicemente allungare di un anno e quindi rinnovare con un solo anno, quindi spostare la scadenza dal 2025 al 2026, lasciando intatto l'ingaggio, lasciandolo quindi a 5 milioni. Qualche settimana fa, ad esempio, vi parlavo di una notizia riportata da Carlo Laudisa, che Carlo Laudisa dava quasi per scontato, uno dei maggiori esperti in Italia di calciomercato, dava quasi per scontato il suo addio dalla Juventus. Ecco, comincia a prendere quota questa situazione. Perché? Perché secondo Tutto Sport, Ramadani, che è l'agente di Chiesa, che non ha evidentemente ancora trovato l'accordo con la Juventus, perché se fa questo evidentemente ancora non l'ha trovato, ha già sondato e sta sondando il terreno in giro per l'Europa per cercare possibili acquirenti per Federico Chiesa. Perché in questo campo, nel campo calcistico, ma anche in tutti i settori, secondo me, in generale, secondo me questo credo sia un po' anche un consiglio proprio per la vita, secondo me è giusto avere un piano B. Cioè è giusto guardarsi intorno e avere un piano A, che deve essere il tuo principale obiettivo, ma ci devi anche avere un piano B, perché oggi come oggi è giusto valutare delle alternative. L'alternativa di Ramadani in questo momento, per quanto riguarda Chiesa, sicuramente è quello di un trasferimento in un altro club, quindi è giusto che sondi il terreno. Ma se sonda il terreno vuol dire che il piano A, quello della Juventus, non è sicuro al 100%. Perché se fosse sicuro al 100%, se avesse già rinnovato il suo contratto con la Juventus, se avesse trovato l'accordo totale per quello che è un rinnovo a cifre soddisfacenti, non andrebbe lì a cercare di in qualche modo piazzare altri contratti. Ed è per questo quindi ad oggi, secondo il tuo sport, non c'è ancora nulla di particolarmente concreto. Ma ci sono due aspetti pericolosi. Punto numero uno. La scadenza di contratto, perché è chiaro che la scadenza di contratto porta la Juventus ad avere chiaramente il coltello non dalla parte del manico, cioè la Juventus comincia a essere pericolosamente in difficoltà da questo punto di vista, perché sa che un ipotetico faccia a faccia tra Juve e Chiesa può voler portare uno scontro. Se si arriva uno scontro, la Juventus può andare in scadenza con Chiesa e non vuole assolutamente perdere Chiesa. Non vuole che con Chiesa succeda la stessa cosa che è successa con Dybala, cioè perderlo a zero, quando poi Dybala evidentemente qualche soldino in casa te lo poteva portare. La Juventus è in un periodo storico in cui non può perdere giocatori a zero. Se ha un giocatore e lo manda via è perché deve valorizzare quella cessione là, se no non va assolutamente bene. Il secondo aspetto che preoccupa la Juventus è l'europeo. Perché l'Europeo è stata, secondo me, l'atletica più importante per Chiesa nell'ultima edizione. Quella giocata nel 2021, che
per ovvi motivi è stata spostata, era prevista per il 2020 ma poi è stata giocata nell'estate del 2021. È stato il 2021 in cui l'Italia ha vinto l'Europeo e Chiesa è stato giocatore determinante. Guarda caso, poi si fa male Chiesa e l'Italia crolla e non va ai mondiali e non si qualifica per i mondiali. Perché questo? Perché secondo me Chiesa era un giocatore che, al di là del fatto che poi il gruppo si è un po' scollato, quindi non c'era più quell'unione, il gruppo era anche un po'... aveva un po' preso troppe consapevolezze che magari non aveva, per cui poi si è sciolto qualcosa. Ma da un punto di vista tecnico-tattico, secondo me l'assenza di Chiesa è pesato particolarmente, a tal punto che lì davanti non c'era più quella qualità. Chiesa nell'Europeo 2021 con Mancini ha fatto cose straordinarie, tra l'altro partendo da riserva, perché i titolari erano da destra Berardi e a sinistra Insigne, con la punta centrale che era Immobile, tutti e tre con un mondiale, con un Europeo non esattamente eccezionale, a tal punto che Chiesa ha fatto l'alternativa a 2 su 3, cioè a Berardi a destra e a Insigne a sinistra. Ha finito l'Europeo da grande protagonista, prendendo il posto definitivamente di Berardi e diventando da destra il miglior giocatore, secondo me, dell'Italia dell'Europeo. Ecco, potrebbe succedere una roba simile anche la prossima edizione, quando nel giugno del 2024, quindi praticamente tra un mese e qualche giorno, comincerà l'Europeo dell'Italia. L'Italia infatti comincerà il suo Europeo con Chiesa protagonista, perché negli anni l'Italia non ha trovato questi grandi fenomeni davanti, e Chiesa secondo me sarà uno degli elementi portanti di questa compagine azzurra. Ecco, un Europeo in vetrina potrebbe ancor di più creare valore attorno a Chiesa, e quindi la gente, se non si dovesse trovare chiaramente l'accordo prima dell'Europeo tra la Juventus e Chiesa per un rinnovo del contratto, a quel punto l'Europeo potrebbe essere una vetrina. E lui secondo me anche un po' ci spera che questo possa essere così, perché da un lato potrebbe guardarsi attorno per altri club, ma dall'altro potrebbe anche dire alla Juventus: guarda che Europeo che ho fatto, ora firmiamo perché io potrei andare altrove. Ad oggi non c'è stato un interesse concreto forte di un altro club per Chiesa, questo va detto, cioè non c'è una... si sta sondando il terreno, perché è chiaro che non è che uno vada a un club e dice: guarda, vuoi Chiesa? Sì, a posto, cominciamo a trattare, si chiude la trattativa. È chiaro che si parte dai sondaggi, si parte dalle chiacchierate, una cena, un aperitivo, Ramadani sussurra qualcosa nell'orecchio di un dirigente dell'Arsenal, sussurra qualcos'altro nell'orecchio di un altro club, magari c'è stata la Roma che in passato ha chiesto di lui. Insomma, è chiaro che in questo momento c'è da, in questo momento, semplicemente far sapere che Chiesa non è sul mercato, ma ascolta le offerte. E quindi siamo là tutti a dire: occhio, perché Chiesa non è più poi così scontato che rimanga la Juventus. Io continuo a credere che la Juventus ha pochi giocatori di valore e che ti fanno la differenza. Chiesa, messo nelle condizioni giuste, l'ultima partita proprio con la Roma, ti ha dato dimostrazione che sei uno di quelli. Chiesa poi, tra l'altro, l'anno prossimo, quando ci giocheremo la Champions e il Mondiale per Club, si troverà squadre molto più ampie rispetto all'Italia, dove stanno tutti chiusi là ad aspettarti. E lì Chiesa, con una condizione fisica ancora migliore e soprattutto con magari un altro allenatore, la butto lì, potrebbe rivedere un po' quel Chiesa del passato, che è stato secondo me limitato negli ultimi anni, un po' da una condizione fisica non ottimale, un po' da un rapporto con l'allenatore non eccezionale, un po' da una questione tattica che lo ha limitato, evidentemente, perché secondo me Chiesa non è una seconda punta, deve partire da largo. Io continuo a dire che parte meglio da destra che sinistra, ma è una mia impressione, ho sempre avuto questa percezione. L'anno migliore infatti quando l'ho fatto con Pirlo, che lo sfruttava largo o a destra o a sinistra, indistintamente, e soprattutto l'anno finisce poi qualcosa con l'Europeo, dove gioca da esterno destro. Ogni tanto fa l'alternativa anche a sinistra a Insigne, ma lo può fare da entrambi i lati, sicuramente non fa la seconda punta. Quando comincia il calo di Chiesa, quando si fa male, chiaramente, ma anche prima dell'infortunio, avvenuto proprio all'Olimpico contro la Roma, ricorderete, di qualche anno fa, il 2021, anzi nel 2022, gennaio 2022, beh, anche in quella stagione lì, la prima del ritorno di Allegri, non è che Chiesa avesse fatto chissà che cosa, perché era messo proprio come seconda punta, al fianco di Morata ai tempi, ma non aveva fatto per niente bene, aveva cominciato male la stagione. Per cui forse questi tre anni potrebbero presto chiudersi, trovare una nuova visione tattica, magari con un nuovo allenatore, ecco, e che Chiesa potrebbe anche rinascere. Per cui io, francamente, in questo marasma i giocatori mediocri che ci sono in casa Juve,
punterei a fare altri tipi di cessioni. Cioè, io credo che prima di poter vendere Chiesa ci sono tanti altri giocatori da mettere sul mercato. Guardando soltanto l'attacco, mi viene da pensare subito a Milik e Ken. Cioè, io prima di pensare a vendere Chiesa per 30 milioni di mesi di scadenza, farei di tutto per accumulare anche soltanto 25 milioni, massimo 30, dalle cessioni di Milik prima e di Ken dopo. Io punterei prima a cedere questi due. Prima punterei a piazzare Caio Jorge che torna al Frosinone e magari c'è qualcuno che lo vuole. Scendendo ci sono tanti altri giocatori a centrocampo, banalmente. Io continuo a dire che io a centrocampo non terrei nessuno. Se non ce n'è uno, per cui io direi no, questo è incedibile. Io di fronte a una buona offerta metterei sul piatto della trattativa chiunque, anche Fagioli. Anche Fagioli, è chiaro che oggi Fagioli non te lo valutano neanche, perché è normale. Ma Miretti, Locatelli, McKennie, Nicolussi, tutti quelli che volete, non ce n'è uno che io terrei. Così come in difesa, banalmente l'unico che terrei è proprio quello che è sul mercato, o meglio che ha più offerte, ed è Bremer. Tutti gli altri, io non mi farei nessun tipo di problema a cederli. Perché è chiaro che in questo momento hai poco valore in questa squadra. Quei pochi che hanno valore, come Chiesa, come Yıldız, come il rientrante Sulè, come Vlahovic, io li terrei, come Bremer, io li terrei, francamente. Qui, secondo me, un dirigente bravo è quello che ti riesce a vendere l'invendibile, secondo me. In generale, un venditore bravo è troppo facile vendere Bremer, secondo me. Molto più difficile vendere Gatti, che tutti parlano di lui come se fosse un fenomeno, io francamente lo venderei domani. È più difficile vendere Locatelli, ecco, anche con Locatelli effetto europeo potrebbe essere una speranza, magari fa un buon europeo e qualcuno, un po' come è successo anni fa, la Juventus si è innamorata definitivamente di Locatelli proprio quando l'ha vista all'europeo contro la Svizzera. Magari l'europeo può far scattare qualcosa in più. Vedremo, ne parleremo le prossime settimane, ma comunque su Chiesa mi piacerebbe aprire un bel dibattito qui sotto i commenti, cioè parliamone di Chiesa. Giusto venderlo, giusto tenerlo, giusto anche l'atteggiamento di Ramadani, che va in giro per sondare il terreno e capire dove poter posizionare il proprio assistito. Insomma, parliamo qui sotto i commenti perché il tema Federico Chiesa comincia a prendere quota.